un reparto a cavallo della protezione civile per i servizi di controllo già effettuati a piedi nel complesso abbaziale di Pomposa, nei parchi e in occasione di eventi e manifestazioni. E quello attivo sul territorio comunale di Codigoro in collaborazione con la Polizia Provinciale per il monitoraggio delle aree verdi e boschive della provincia. La presentazione ufficiale è stata effettuata in piazza Matteotti a Codigoro dopo che il corteo a cavallo ha attraversato alcune vie principali del capoluogo. Noi la nostra priorità è quella, in accordo anche con la Polizia Provinciale, di osservare, come diceva lei, il territorio, il nostro delta, il nostro parco, osservare che non lasciano rifiuti, quindi comunque cercare di tenerlo più protetto possibile, soprattutto nei luoghi appunto non accessibili con i mezzi ma con i cavalli, dove possiamo appunto controllare. Una sinergia quella tra il comune di Codigoro e il nucleo di protezione civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri dell'Alto Ferrarese avviata 2 anni fa. Questo reparto nuovo nasce proprio da una sinergia iniziata 2 anni fa tra l'amministrazione comunale e la protezione civile Associazione Nazionale Carabinieri. Sarà un reparto che ci permetterà di osservare e presidiare i vari territori, soprattutto quei luoghi come i parchi, come le zone rurali che non sono accessibili dai mezzi a motore. Io sono certa, questo per noi è un motivo d'orgoglio ma anche di vanto per il territorio, e sono certa che verrà preso come modello anche da altri territori.